llegar Diop, puede llegar de nuevo Ronaldinho, aguanta la pelota Ronaldinho, la deja. ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Qué sombrero! ¡Eso no es un sombrero! ¡Vamos! ¡Es una plaza de toro de sombrero! I telecronisti non potevano trattenere l'emozione con le magie di Ronaldinho. Ronaldinho. Oh dear. They're going to charge him and they shouldn't get back in again, Rob. They're giving me olays, olays. Ogni azione era un'emozione diversa. Ronaldinho che attacca e sta suelto Ronaldinho, la de vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Este sí es el mejor jugador del mundo. Este sí lo es. Ronaldinho Gaucho. Lasciava i suoi avversari senza aria nei polmoni. Ma non erano solo dribbling. Anche i gol erano spettacolari. Ronaldinho contro Sergio Ramos, se le va a ir. Attenzione che è un 3-2. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho che se va solo. Ronaldinho, golazo, golazo, golazo de Ronaldinho! Il suo talento era così evidente che persino i tifosi avversari si alzavano per applaudirlo. Che facile lo hace! Attenzione, il Bernabéu sta de pie. Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho. Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Tutti sogniamo di giocare come lui. Quelle pubblicità di Yoga Bonito hanno segnato una generazione. Ronaldinho era uno dei protagonisti. Por supuesto, tenían a Ronaldinho como su emblema. En ese momento estaba en el mejor punto de su carrera con el Barcelona. Era considerado por muchos el mejor jugador del mundo. Y más allá de ser efectivo, tenía el lado estético, que privilegiaba precisamente el tirar un látigo, el hacer un sombrerito, el pase sin mirar, el pase con la espalda. En el fondo era la alegría de jugar y eso era lo que trataba de transmitir tanto la marca como la campaña y como precisamente el propio Ronaldinho. Digno era una superstar e quello che trasmetteva sul campo era inspiegabile. Allegria ad ogni passaggio, dribbling e gol che contagiava tutti gli spettatori. Ronaldinho è stato ammirato e amato da tutti e la sua carriera ne è la prova. Due palloni d'oro, vincitore del premio FIFA World Player of the Year nel 2004 e del premio Rey de America, tra tanti altri premi individuali. Ronaldinho è più che rispettato per quello che faceva in campo. 20 minuti, entonces cumplimos para el ingreso de Mauro Silva, il campione del mondo. Se va Ronaldinho, escuchamos la ovación.